Quinto anno consecutivo il Catania ha scelto Palazzo Centrale dell'Università di Catania per presentare la squadra in vista della nuova stagione. Grandissimo entusiasmo per Lolando Maran e i suoi giocatori che vengono letteralmente abbracciati da un'intera città. Una stagione che parte con grandi novità, nuova dirigenza e nuovo staff tecnico, ma stessa identica voglia di fare bene, a cominciare dal tifoso numero uno. Questo è il momento in cui la squadra si presenta alla città e, ripeto, avere l'affetto dei tifosi e della gente che ci circonda per noi è sempre un motivo importante. Una rosa molto ampia, 31 giocatori perché Maxi è andato via, bisognerà sfoltire. Questo è nell'ordine delle cose, non esiste una rosa con 31 persone, ci sono dei ragazzi che hanno merito di andare a giocare, quindi andranno altrove. Credo che assisteremo anche a qualche arrivo e diverse partenze, però tutto fatto in funzione del miglioramento dell'organico sicuramente. La cessione di Maxi dà un impulso importante al mercato del Catania oppure non cambia niente? Non cambia nulla, cioè noi sapevamo quello che dovevamo fare a prescindere dal discorso di Maxi Lopez. È successo ora, poteva succedere una settimana fa, poteva succedere fra 15 giorni. Il ragazzo aveva manifestato la volontà di non restare a Catania, l'ho detto poco fa, credo per motivi personali e non sicuramente professionali, per cui sapevamo già che come andava a finire, di conseguenza noi ci eravamo preparati a prescindere. Ieri Nicola Legrottaglie ha utilizzato parole molto forti nei confronti del mercato che potrebbe distrarre qualcuno dei suoi compagni. Ma questo purtroppo è inevitabile, io eviterei il potrebbe, sicuramente distrae parecchio perché tante voci messe in giro anche secondo me senza fondamento da parte soprattutto di personaggi vicini ai giocatori, di procuratori, mediatori vari che naturalmente cercano di speculare sull'operazione, sui movimenti dei giocatori. C'è veramente qualcuno che vuole andare via? Allora, chi non ha la voglia, la volontà, chi non si sente integrato nel progetto Catania, chi non ha rispetto per questi colori, per questa città, deve andare via, non vuole andare via, è diverso. Ed è stato proprio il presidente Pulvirenti a presentare tutto lo staff del Catania, a cominciare dal nuovo staff dirigenziale e tecnico. Poi Rolando Maran e Sergio Gasparin hanno presentato i 31 giocatori, sono rimasti in 31 dopo la cessione alla Sampdoria di Maxi Lopez, una rosa che andrà sicuramente sfoltita, una rosa che partirà anche da uno dei protagonisti dell'anno scorso, Francesco Lodi. Fin quando uno sta qui sicuramente deve dare l'anima per questi colori, perché sei pagato, sei apprezzato dalla gente, qualsiasi persona vorrebbe fare il tuo lavoro e non lo può fare, perciò devi dare tutto. Quando andrai via ringrazierai la società che ti ha permesso di rilanciarti e vai a giocare in un'altra squadra. Fin quando rimani nel Catania, ti alleni a Torre del Grifo, fai parte di una squadra come la nostra, devi mettere a disposizione dei compagni, dell'allenatore, della società e dei tifosi, perché è quello più importante. E insieme alla presentazione dei calciatori, grande spazio è stato dato allo staff di Rolando Maran, l'allenatore in seconda Maraner, il preparatore dei portieri Biato, il preparatore atletico De Bellis e Pino Herrera, anello di congiunzione con il precedente staff tecnico. È una piacevole novità per me, trovare tanto calore proprio in tutti i sensi da questo punto di vista, però no, quel calore della gente così è un aspetto importante, è una cosa che ti dà emozione.